in un altro momento. Quello che facciamo noi fondamentalmente è rendere, io la chiamerei proprio danza viva. In che senso? Allora, noi in genere siamo abituati a vedere la danza, diciamo, un po' come folklore, come colore, spesso svuotata del suo significato più profondo. Chiaramente le danze etniche e le danze della nostra tradizione nascono fondamentalmente da un contesto rurale, nascono dalla gestualità quotidiana di persone che lavoravano la terra, lavoravano con le loro braccia fondamentalmente e con il loro corpo. Cose che tutto sommato oggi non facciamo abbastanza, insomma, diciamo facciamo per ritornare a tutto questo, fondamentalmente dobbiamo fare un lavoro, come dico io, a togliere. Che cosa quindi per loro, per le persone fino a, diciamo, ai primi 50 anni del Novecento, le danze avevano un senso, avevano un uso strumentale nel defaticarsi, in tutto quello che poteva essere il contesto in cui vivevano, un senso di aggregazione, perché no, e soprattutto simboleggiavano un'appartenenza. Di tutto questo a noi cosa, persone del 2017, che cosa diciamo, come possiamo fare per rendere vive, attuali, nostre queste danze, fare in modo che siano utili anche a noi, perché per me è importante costantemente anche l'impatto, fondamentalmente l'impatto che può avere sull'individuo e su una società, diciamo l'arte poi fondamentalmente. A quello che è più vicino a noi è proprio tutto quello che è il vissuto posturale di una danza. La nostra postura è fondamentalmente il nostro modo di stare al mondo. Cioè, è come prendere, faccio un esempio che può sembrare banale, ma per me non lo è per niente. Se noi vediamo una statua, non è che dobbiamo affettarla per vedere che emozioni ci arrivano. Vediamo perché sta tutto quanto lì. Ed è un po' quello che succede in una danza, nelle posture in generale. Quindi provare ad assumere certe posture, cercare di appoggiarsi un pochino come facevano i contadini, restituendosi a quello che era l'appoggio della terra, riprendere certe gestualità, era fondamentalmente un modo per ritrovare se stessi però all'interno di una comunità, quindi appropriarsi della propria identità, per trovare una modalità utile di stare su un ritmo tutto sommato che in una comunità messa in un cerchio, in una serata che serviva per ringraziare per il raccolto avuto oppure per iniziare un raccolto futuro, era sostanzialmente un momento in cui ci si riappropriava di se stessi, ci si conteneva in un cerchio o in un'area a seconda delle zone del nostro, insomma, in cui ci trovavamo, e fondamentalmente si ritrova se stessi e gli altri, e solo così si riusciva ad ottenere quella che era una comunicazione che andava al di là delle parole, autentica. E questo è uno, diciamo, sono gli strumenti che cerco fondamentalmente di passare, e per fortuna ci sono già parecchie persone che insieme a me passano questo tipo di messaggio, tra cui Marilena Norato, che è qui con noi, che ha aperto altre scuole proprio nella zona del Matese, si è fatta rossa allora riprendiamo il rosso. Insomma, il territorio si sta, per fortuna, e la danza si sta estendendo, ma non per estendere un nome o un brevetto, per estendere un modo di stare nella danza, che non serve, ve lo dico come la sento, cioè non serve fare tanto i piacioni sotto un palco oppure adeguarsi a certi standard che sono solo l'interfaccia della tradizione coreutica, mi viene da dire, ma fondamentalmente perché a noi ci interessa riprendere il suo significato più fisiologico e culturale, più utile a noi, perché altrimenti rischiamo di fare quello che è successo un po' con la pizzica nel 1600, che dalla Puglia, dove aveva un'esigenza, senza entrare nel merito, aveva un'esigenza comunque individuale per esprimere un disagio sociale del mondo femminile e non solo. E aveva un senso, si è spostata un po' in tutto il resto dello stivale, perché così è stato, però si era svuotato completamente del suo significato, del senso proprio di disagio che rappresentava nel rito, si era spogliata del suo rito, e quindi veniva chiamata volgarmente carnevaletto delle donne, così come ci è arrivata in altri posti. Nel giro di 30 anni si è ristretta ed è ritornata, si è relegata solo in Puglia.
Ecco, allora per evitare un fenomeno di questo tipo, per mantenere una danza viva, è fondamentale riuscire a viverla. E quale diciamo, veicolo migliore se non il proprio corpo, la propria postura, e condividere tutto questo vissuto a sospensione del giudizio insieme ad un gruppo dove si sta in cerchio e dove ognuno è equidistante dall'altro, sostanzialmente, e dal cerchio. Questo penso che sia.